Al presidente Conte dovrei forse chiamare il professor Conte, ordinare all'Università di Firenze, perché è una sfida. Prego. Dico la verità, questa sera io ho l'occasione anche di recuperare forse un passaggio un po' sfrontato, perché quando ho chiesto la fiducia alle Camere, io ho usato la parola patria e ne ho rivendicato l'uso. Quindi oggi per me è anche un momento, ho tenuto particolarmente a questo confronto perché è anche un'occasione per, nel confronto delle idee, un confronto con idee e posizioni molto variegate e ricche, oggi posso anche un po' affinare e soprattutto esplicitare quello che non potevo dire nell'economia di un discorso alle Camere. Quello che mi sembra è che stiamo parlando di una nozione, quella di patria, che non ha una connotazione né biologica né naturalistica, ma semmai una specifica valenza storica, politica, a tratti anche in alcuni momenti anche religiosa, e molto spesso evoca una reazione sentimentale, quasi una mozione di affetti, no? Come spesso è accaduto. Patria è un concetto che abbiamo visto in varie accezioni. Io l'ho utilizzato pensando anche alle sue radici più antiche, quando è stato cioè associato all'idea di libertà, libertà di un popolo. E questo è emerso. Ora, lo stesso Pericle, che al centro mi sembra anche della nuova fatica della professoressa di Cesare, nella orazione funebre, nell'epitaffio, associa il concetto di patria con tutte le limitazioni poi, no? Concettuali, oggi chiaramente c'è una carenza per quanto riguarda le politiche di genere, una visione classista, tutto quello che vogliamo, però lui coglie questo in quell'orazione quando ragiona, invita gli ateniesi ad amare la loro patria perché è libera e democratica, e questo ritorna in Sallustio, Cicerone, Quintiliano. E poi mi fa piacere che il professor Tarchi ha evocato anche un momento significativo della nostra storia culturale, il secolo dei lumi. Vedete che nella Encyclopédie francese al concetto, alla voce patria, non si parla di suolo natio, si parla di stato libero. È ancora forse più significativa rileggere la voce economia politica curata da Rousseau. Perché in quel caso si dice che la patria esplicitamente non può sussistere senza la libertà. I rivoluzionari si dichiaravano, cantando la Marsigliese, les enfants de la patrie, ed è stato ricordato. I moti risorgimentali, patria, è stato un grido per liberare i nostri territori dal giogo degli stati stranieri, delle potenze straniere. E ancora, ma anche nelle lotte, nei contrasti, nelle guerre coloniali contro i governi dittatoriali dell'America Latina, patria ricompare, e poi c'è quella famosa, ovviamente quel grido, patria o muerte, nell'assemblea delle Nazioni Unite di Che Guevara, che dice questa è un'espressione irrefutabile. Quando forse patria viene accolto nella sua più ampia accezione? Secondo me con Mazzini, indubbiamente. Mazzini, e tu Stefano l'hai sottolineato nella tua citazione, si allarga sino ad abbracciare non solo la libertà, ma tutti i diritti civili, politici, sociali. Patria non è un territorio, lo dice esplicitamente Mazzini, ma è l'idea di una comunità di cittadini liberi e uguali, è una comunione di persone libere e uguali, affratellate in una concordia di lavori verso un fine comune.
per lui patria evoca il concetto del voto, che a quel tempo era limitato, dell'educazione e del lavoro anche. Senza lavoro non c'è dignità sociale, senza lavoro c'è povertà, non puoi partecipare attivamente da protagonista al consorzio umano. In Mazzini direi c'è questo salto ulteriore, nozione di libertà, patria associata alla libertà certo, ma anche all'eguaglianza. A un certo punto lui afferma esplicitamente non v'è patria dove l'uniformità di quel diritto è violata dall'esistenza di caste, privilegi, di ineguaglianze. Tutti devono avere pari dignità, i privilegi non consentono invece i pieni diritti di cittadinanza. E su questo punto ritornerò poi alla fine, perché alla fine vorrei ricavare qualche tesi rispetto a questo percorso concettuale anche storico. Quando è che allora la patria diventa un'accezione limitativa? Quando è che perde questa ricca dimensione semantica per connotarsi addirittura come elemento di esclusione, di identificazione sì, ma anche di esclusione? Quando, verso la fine dell'Ottocento, il patriottismo repubblicano, quello mazziniano, non a caso viene ripudiato, viene contrastato. Alfredo Rocco, padre anche dei codici durante il periodo fascista, giudica il patriottismo un sentimento troppo generico, una salsa buona per tutte le vivande, qualcosa del genere. E ancora di più interviene Giovanni Gentile a dare il colpo definitivo, favorevole al nazionalismo, che è un sentimento esclusivo ed esclusivista. Anzi, Giovanni Gentile accusa espressamente il patriottismo mazziniano di aprirsi a una statumanità, a una federazione di popoli, mentre la nazione deve affermarsi, deve battersi nell'agone internazionale con forza, con determinazione, e deve farsi valere. Siamo alla difesa della razza, siamo al periodo buio della nostra storia. Oggi potremmo dire siamo alla difesa dell'etnia, che è la stessa radice. Una radice, attenzione, che oggi questa destra nega, quindi perché chiaramente confrontarsi con il periodo fascista non è facile, e cerca di evocare una nozione di patriottismo risorgimentale, che però abbiamo visto è tutt'altra cosa, è tutt'altra cosa. Mescolato al nazionalismo, quindi, il patriottismo cade in profonda disgrazia, e chiaramente quando ci si rende conto dei nefasti esiti di questo nazionalismo, vengono fuori poi il manifesto di Ventotene, che contrasta, siamo nel 1941, contrasta gli Stati-Nazione, così come quando si uniscono a Chicago nel 1945 per abbozzare il comiti, per abbozzare una Costituzione per il mondo, a quel punto lì l'obiettivo è contrastare gli Stati-Nazione. Però attenzione, anche durante il momento più buio della nostra storia, comunque ci sono, gli antifascisti recuperano la nozione di patria, a confermare la sua ricchezza, la sua forza in termini di libertà, eguaglianza. E non a caso c'è Carlo Rosselli che rivendica una patria che non si misura con frontiere e con cannoni, dice, quasi testualmente. E qui vorrei afferrare un altro concetto, è una patria che coincide, lui dice, con il nostro mondo morale, con una dimensione morale. È la patria di tutti gli uomini liberi. E poi c'è Benedetto Croce, che avete anche evocato, che traccia ben chiara la differenza tra patriottismo e nazionalismo, che in epoca littoria gli intellettuali di regime avevano assolutamente sovrapposto, confuso e mescolato inestricabilmente. Tant'è che dice Benedetto Croce, e qui posso essere puntuale con la citazione,
c'è la stessa differenza tra patriottismo e nazionalismo che corre fra la gentilezza dell'amore umano per un'umana creatura e la bestiale libidine o la morbosa lussuria o l'egoistico capriccio. Un'altra ragione che sicuramente ha portato ad abbandonare questa nozione di patria e di patriottismo, secondo me, è giustamente sottolineata ed è stata anche ricordata in qualche intervento recentemente da Galli della Loggia, quando lui dice: guardate che la sinistra non solo ha abbandonato il concetto di patriottismo e l'ho abbandonato ed è diventato una bandiera della destra, ma addirittura ha commesso un grande abbaglio ideologico, la sinistra marxiana, convinta che la classe operaia, proprio in ragione di un'appartenenza di classe, si identificasse in una dimensione internazionale, la lotta dell'internazionalismo. E quindi di qui è prevalsa l'idea che la classe operaia, salutiamo il professor Tarchi e lo ringraziamo, ma si era... prevalsa l'idea che la classe operaia e le masse popolari fossero, dovessero essere estranee all'idea di patria. Non mi soffermo e vado a concludere un poco con qualche tesi. Non mi soffermo sul discorso poi della contrapposizione che è venuta fuori anche modernamente, contemporaneamente, tra cosmopolitismo e patriottismo. Vorrei solo ricordare, e vedete qui come le accezioni semantiche sono così anche nel corso del tempo vengono declinate diversamente e si allargano e si restringono, ricordiamoci che il cosmopolitismo all'origine è proprio delle elite aristocratiche che hanno questa particolare, sono le elite aristocratiche da qui in Europa, un po' dappertutto, che hanno questa consuetudine di frequentazioni, di rapporti, di vincoli, matrimoni transnazionali. Le classi più popolari non hanno questa visione e quindi questa apertura al cosmopolitismo. Ecco, io credo che oggi se dovessimo allora nutrire concettualmente il patriottismo, io mi rifarei al patriottismo costituzionale di Jürgen Habermas, che forse è quello che in tempi più recenti lo ha elaborato più, in modo più completo, in modo più organico, sistematico. Cioè è fondato in Jürgen Habermas sulla lealtà ai principi universalistici della libertà e della democrazia. È un patriottismo che riconosce la piena legittimità e dignità morale dei diversi stili, abitudini di vita, delle diverse culture anche all'interno di un singolo Stato, per poi proiettarlo in un orizzonte più ampio, universalistico, ma sempre centrato su principi comuni, piuttosto che su sentimenti astratti o meri, come dire, afflati emozionali. Ed è, recupererei anche di Benedetto Croce, quella dimensione morale, che non a caso nella nostra comunità noi teniamo sempre ben a mente, perché patria, diceva Benedetto Croce, è un concetto morale che dà contenuto ai più nobili ideali e ai doveri più austeri. E a proposito del primo intervento del pubblico, c'era un signore che è intervenuto e sollecitava anche una riflessione sui partiti politici che sono divisivi ovviamente, perché la lotta politica inasprisce il clima del confronto. Proprio Benedetto Croce diceva che se l'amore di patria si riaccendesse nel cuore degli italiani, i partiti politici troverebbero in esso un fondamento comune, un ideale superiore agli interessi di parte, utile, anzi necessario, per garantire lo svolgersi del conflitto politico. Quindi oggi forse si chiude un ciclo e ho spiegato, ho cercato di spiegare perché ho utilizzato patria anche nei discorsi di investitura della fiducia alle Camere, in un momento così solenne
in un passaggio che è sembrato arrischiato ad alcuni. Patria nella nostra Costituzione, patria nell'articolo 52, il dovere di difendere, il sacro dovere di difendere la nostra patria, ma anche all'articolo 11, che dice che l'Italia ripudia la guerra e... come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie. Allora declino qui alcune tesi finali, molto velocemente. Per me è patriottico dire oggi che la soluzione alle guerre non possono essere invidi, armi a oltranza e provocare, alimentare opposte tifoserie, ma invece è patriottico, questo sì, contribuire a lavorare per il dialogo, che è la forza, la sostanza poi della politica, per negoziati di pace. È patriottico far sentire la propria voce in Europa, farlo sentire anche con gli alleati, senza aspettare le scadenze elettorali degli altri paesi per poter cambiare la strategia che si sta perseguendo. Per me è patriottico impegnarsi per tutelare i diritti sociali e rafforzarli, perché i diritti sociali sono i pilastri della nostra Costituzione. Quindi combattere la precarietà, lo sfruttamento, le retribuzioni indegne. Non è patriottico invece fare la guerra ai poveri anziché alla povertà. Per me è patriottica l'idea di difendere il Servizio Sanitario Nazionale in chiave universalistica, perché tutti abbiano il diritto e possano esercitarlo alle cure indipendentemente dalle proprie finanze. Non è patriottico invece fare quel che sta facendo il governo attualmente, che non finanzia adeguatamente al PIL la spesa sanitaria, mette un cap mentre non c'è cap per le cliniche private e gli aiuti alle cliniche private, come sta accadendo appunto, come è accaduto con le recenti norme. Per me è patriottico lavorare in Europa per superare vincoli di finanza che rendono i diritti finanziariamente condizionati a tagli, a manovre lacrime e sangue, che producono povertà sempre più diffuse e bloccano anche lo sviluppo economico, la crescita economica e lo sviluppo sociale. Non è patriottico accordarsi in Europa, come è successo al nostro governo, per un taglio che comporterà ogni anno circa meno 12 miliardi in meno nelle nostre manovre di bilancio, che equivalgono a tanti altrettanti tagli sui nostri diritti per gli anni a venire. È patriottico difendere la Costituzione, per cui la Repubblica è una e indivisibile, e invece non è patriottico consentire di spaccare il Paese in 20 staterelli. E qui è stato detto bene, non è questione di definire i LEP, non è un problema finanziario, perché in realtà rompere la coesione sociale, la solidarietà, dividere tra tante regole, sistemi regolatori diversi, aumentare le diseguaglianze, ritrovarsi con cittadini di fascia A, di fascia B o addirittura anche di fascia C, significa, come sta facendo Meloni con questo progetto scellerato di autonomia differenziata, è un comportamento, un obiettivo antipatriottico. Prima ho citato Mazzini, vi ricordate? Lui parlava di una patria che viene violata dall'esistenza di caste, privilegi e ineguaglianze. E allora è antipatriottica questa riforma della giustizia che stanno approvando in questi giorni, in queste ore al Senato. Ed è antipatriottica perché
nella misura in cui esprime una concezione dei pubblici poteri nel segno di una sfera di dominio che rivendica impunità, si sottrae ai controlli, si mostra sovraordinata ai comuni cittadini. E se non questo, pensateci, cosa significa d'altra parte fare come stanno facendo, abolire il reato di abuso d'ufficio, ridimensionare il traffico di influenze, limitare le intercettazioni, limitare sempre più i casi di custodia cautelare? È il disegno di una giustizia classista che usa il pugno di ferro con i comuni cittadini e guanti di velluto invece per i politici, gli amministratori, i funzionari pubblici. È antipatriottica nel senso mazziniano del termine questa riforma, perché mina alla radice, ab initio, l'idea di una comunità di uomini liberi e uguali davanti alla legge. Io ringrazio tanto i relatori che sono intervenuti questa sera, non hanno espresso idee diverse, possiamo anche non condividere alcune delle loro idee, però ci hanno fatto un grande regalo, perché sono qui per arricchire il nostro dibattito, le nostre riflessioni con i loro studi, con le loro posizioni, con il coraggio delle loro idee. Un coraggio delle idee che è la premessa perché la nostra comunità politica abbia il coraggio delle azioni. Ed ecco, a proposito di patria, ritengo patriottico qui su questo palco sentire parlare persone con idee diverse, percorsi diversi, perché la libertà di pensiero, di confronto, è la premessa indispensabile per poter ragionare di patria, patriottismo, di qualsiasi pensiero comune che abbia fondamento nella nostra Costituzione. La nostra scuola di formazione sarà sempre lo spazio della libertà. Grazie.